al suo dolore. Un giglio è sull'altare innanzi a te, e a te celeste madre sei, e ognuno attende la pace che solo tu vuoi donare. Oggi è il 2 di novembre, ed è il giorno dei morti. Riprendiamo la ripresa interrotta il 23 per effetto della pioggia. Praticamente si doveva dire qualcosa sul fatto di Giulio, sul fatto perché è stato fatto questo monumento. C'è un proverbio che dice: non è mai troppo tardi. Dopo 77 anni, finalmente con questo monumento, rendiamo grazie alla visita della Madonna fatta a Ruggiano nel 1932. Quando Giulia a 32 ha visto la Madonna e si è promessa a lei, nel 35 poi, come vedete dalla lapide, la Madonna è venuta a prendersi. Praticamente, per fare un ritorno indietro nel tempo, se qualcuno si ricorda degli anziani, ma sono pochi, verso il 1860 è successo un fatto che ha reso Roggiano, diciamo in un senso lato della parola, sgradevole agli occhi sia dei roggianesi che della gente, quando fu rubata il crocifisso della chiesa e fatto trovare nelle coste di Roggiano. Se facciamo bene il calcolo, l'avvento della Madonna, secondo il mio modesto parere, è stato per dare ai roggianesi la possibilità di redimersi, di chiedere perdono, e lei è venuta a prendersi questo fiore di ragazza e portarselo in cielo. Facendo bene i calcoli, dicevo, questo monumento che è dedicato, è voluto da Giulio, è dedicato espressamente all'Immacolata Concezione, proprio tramite Giulia. Perché? Giulia voleva che noi la portassimo in una cappella grande, noi invece della cappella abbiamo fatto un monumento, proprio perché ci avvicinassimo di più alla preghiera e alla chiesa, ed essere quelli che insomma Dio vuole da noi. Quindi questo monumento dovrebbe rendere grazie alla Madonna, perché quando la Madonna si è spostata o si sposta per andare in qualche paese, in qualche nazione, si sposta sempre per redimere le persone, per dare dei messaggi. Il messaggio per Roggiano era questo, di redimerci dal fatto che era stato commesso un sacrilegio, e quindi qualcosa doveva succedere. La Madonna ha scelto Roggiano ed è venuta in questo paese a prendersi Giulio. Adesso che la gente di Roggiano, sia quelli che stanno in paese, che stanno all'estero, sanno tutto di Giulio, sanno il perché di questo monumento e mi stanno aiutando anche nella costruzione della stessa, hanno capito finalmente il vero motivo per cui è stato fatto questo monumento. Adesso, per tornare al fatto della maledizione, secondo i calcoli miei dovrebbe finire proprio in quest'anno. Praticamente col 2010 dovrebbe terminare la maledizione su Roggiano, e speriamo che questo sia d'auspicio per un Roggiano migliore e per una vita migliore per tutti quanti noi. Colgo l'occasione per salutare tutti i roggianesi nel mondo, in particolare quelli del Canada, quelli degli Stati Uniti, quelli dell'Argentina, quelli dell'Europa e tutti quanti quelli che riescono a vedere questa trasmissione su YouTube in tutto il mondo. Vi saluto e vi auguro ogni bene. Da Roggiano Gravino, Silvano Cristoforo.
artista.